Siamo tornati, è lunedì anche oggi. Ma quanto è bello! Sentite proprio la frizzantezza, cioè inizia la settimana. Piove, fa schifo, ma è bello lunedì. Cosa ne pensate? Allora, oggi vi voglio parlare di prevedere il futuro sui mercati. Una cosa che ho sempre detto non essere possibile, e confermo questa idea, c'è però un'operatività che si avvicina più di tutte a questo, a prevedere effettivamente i mercati. Cioè io so esattamente come andrà l'anno prossimo. Ci sono dei motivi ben specifici per cui succede questa cosa, adesso li andiamo a vedere, non è così semplice, ok? Però appunto è il modo migliore in assoluto per prevedere qualcosa che può succedere sui mercati. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi e insegno a fare più soldi con meno click. E ricordatevi di registrarvi al webinar di lunedì prossimo per il Buzz Friday. Mi raccomando, c'è cioè Black Friday, facciamo un sacco di cose croccanti, però non è Black Friday, è Buzz Friday, quindi per forza vi dovete registrare cliccando in descrizione, andando su buzzfriday.com, ci sarà una rivelazione, ok? Io direi di iniziare subito dopo la sigla. In questo video arriviamo a questa operatività, a spiegare che cos'è questa roba e come ci può dare profitto, ok? Prima però una breve digressione. Voi sapete che io sono sui mercati dal 2011, faccio trading dal 13, dal 14, ma facevo trading discrezionale, no? Operatività sulle opzioni, su azioni italiane, roba abbastanza classica. Comunque non ha funzionato, sono passato al trading automatico. Bene. Quando sono passato al trading automatico mi sono molto aperto, no? Ho iniziato a condividere i video, ad esempio, su YouTube, post sui gruppi Facebook, eccetera. E da lì ho conosciuto un sacco di persone, perché una delle cose che cerco di spingere più in assoluto è la condivisione e il confronto, perché io ho avuto una curva di apprendimento folle, cioè non regolare, ok? Tipo all'università o alle scuole è tipo così, no? Impari un po', impari un po', impari un po'. Io per il fatto di condividere, di confrontarmi, di mettermi sempre alla prova, sono cresciuto tantissimo. Questo tipo di confronto mi ha portato a scoprire questa roba qua. Se no magari... si vede? Sì. Se no magari ci sarei arrivato molto dopo e peggio. Grazie a una persona, di cui posso dire tranquillamente il nome, Enrico, non il cognome perché giustamente c'ha le sue cose da fare, sono venuto a conoscenza di sta roba. Una chiacchiera normale, tu cosa ne pensi di... non lo so. Che cos'è? Toh, studia sta roba qua, vedi di te sta roba qua. E mi ha indirizzato. Questo per dire quanto sia importante il confronto, la condivisione e non essere rintanati. C'è questa moda, c'era, noi l'abbiamo smontata, da 20 anni a questa parte, che il trader era un orso chiuso nella sua stanza a fare, non svelare segreti, a tenere tutto per sé perché lui è un genio. Non funziona così il trading, non funziona così la vita, figuriamoci il trading. Infatti il B-Club, il nostro gruppo segreto di Facebook, funziona proprio così, per mettervi in contatto e riuscire a confrontarci e a crescere più velocemente. Quanto è importante? È stato così tanto importante che mi ha portato a conoscere questa roba. Questo è un anno, ok? E esiste sui mercati finanziari una classe di strumenti che fa questa roba qua ogni anno, una ricorrenza. Fa un movimento, salire, scendere o più complesso di così, ogni singolo anno, sempre. Faccio un esempio, poi approfondiamo. Questo è gennaio, questo è dicembre. Qui, a giugno, cosa succede? In 7-8 stati americani, ma i principali sono 4, a giugno si semina. Non tutto. Cosa si semina? Si seminano diverse cose. Una delle cose principali che viene seminata a giugno, fine primavera, inizio estate, è la soia. Questo è il ticker
di TradeStation e questo è il ticker di Interactive Broker. Si semina la soia. Quindi io arrivo da questo periodo, ok, in cui avevo il vecchio raccolto. Cos'è la soia? È un baccello, un fagiolo, ok? Non è un cereale tecnicamente. Però si semina, si raccoglie. Bene, qua avevo il vecchio raccolto. Si semina una volta all'anno, prima di arrivare alla semina io ho il vecchio raccolto. Il vino, pensate al vino, si raccoglie a settembre, agosto-settembre, prima di arrivare ho le bottiglie vecchie, ok? Bene, io ho il vecchio raccolto, che un po' è stato venduto e un po' no, a questo punto semino. Cosa succede quando semino? Cosa può succedere quando semino una pianta, chiamiamola così, che può essere anche in realtà il corno o il frumento, per dire, o il riso. Però prendiamo la soia. Io quando semino non so nulla. Non so nulla. So quanto semino, so dove semino, so quando raccoglierò, ma per il resto non so nulla. E il tempo, ad esempio? Cosa succede se io semino la soia quando c'è il tempo giusto, perché non lo decidiamo noi, lo decide madre natura, e ci sono alluvioni, siccità, grandine che mi distruggono il raccolto? Non lo so. È completamente imprevedibile questa cosa. Ok? Tra l'altro non siamo neanche in serra che puoi dire, ok, io semino una roba che non ho idea di cosa succederà. Teoricamente succede X, però tutto il resto è fuori totalmente dal mio controllo. Un'altra cosa che non so, io l'allargo, io dico geopolitica, in realtà ci dentro molto. Ad esempio arriva un nuovo concorrente, ad esempio gli stati che importano di più la mia soia, tipo la Cina, non vuole più la mia soia. Magari succede che al posto della mia soia vogliono la soia brasiliana. Il Brasile è il più grande produttore di soia al mondo e la Cina è il più grande importatore, ok? Magari ne vogliono 100 tonnellate in meno e io ne vendo in meno. Ok? Questi sono tutti equilibri, la chiamo geopolitica per allargare di domanda e offerta che possono variare. Quindi io quando semino non so nulla. Cosa succede quando non so nulla? Il prezzo, diciamo che è 10 prima della semina, scenderà o salirà? Se non so nulla, se sono a rischio, ok? E questa è mera deduzione. Il prezzo salirà. Scusate, semina. Perché devo pagare il mio rischio. Quindi ho questa parte di anno. Quindi primavera, diciamo così, e estate, in cui il prezzo della soia ogni anno aumenta. Perché? Perché io semino ogni anno, perché c'è madre natura, non lo decido io semino perché è quello il ciclo della soia, non so cosa succederà e quindi il prezzo aumenta. Tra l'altro aumenta da qua, perché io so già che prevederò l'incertezza, perché so quando seminerò, ok? Chiaro? E qua? Perché si è abbassato? Dopo la semina cosa viene? La prossima mina viene raccolta. Su soia, mais, frumento, cotone, riso, ci sono solo questi cicli. Semina e raccolto. Non c'è altro da fare, ok? Dopo 6 mesi, fine autunno, inizio inverno, raccolgo. Cosa succede quando raccolgo? L'incertezza è andata via. Io so quanto tirerò su. So cosa è successo in questi 6 mesi, a posto. Ma tra le altre cose, cos'è che succede? C'è questo vecchio raccolto che si aggiunge un nuovo raccolto. Si dice old crop, new crop. Ok?
Quindi ho il drop, che sono le scorte, che sono tutte le cose che devo tenere in casa, che si accumulano, eccetera, perché io devo avere delle scorte, perché sennò non avrebbe senso. Vengono intaccate dal nuovo raccolto. Qui io raccolgo X tonnellate di soia che si aggiungono al vecchio raccolto. Quindi ho più offerta, ho più roba in casa, diciamo così. Ok? Vado dal concessionario. Qui voglio comprare una Fiat Punto e ce n'ho solo una. Qua mi sono arrivate le Fiat Punto, ce n'ho 746 e quindi hai molta più offerta. Cosa vuol dire offerta alta? A parità di domanda, offerta alta vuol dire prezzo basso. Ok? E infatti il prezzo si abbassa. Prezzo alto, prezzo basso. Semina, raccolto. Non ho parlato di Fibonacci, pattern, non ho parlato di condizioni, non ho parlato di correlazioni, non ho parlato di linee di tracciamenti, di tutte le cose che si fanno sul grano, non esistono. Stiamo parlando di madre natura che fa alcune cose per il quale gli agricoltori, i coltivatori, subiscono delle conseguenze ogni anno. Quando c'è la semina il prezzo aumenta, quando c'è il raccolto il prezzo diminuisce. Causa rischio, causa offerta che aumenta. Ogni anno, non da ieri, da quando esiste la soia, boh, centinaia di anni, da quando è quotata la soia, dal 1936, è il feature più vecchio che ci è arrivato a noi. Oddio, adesso dovrei fare i calcoli. Allora, 4, 40, 64 più 21 fa 64 più 21 fa 85 anni. Da 85 anni noi abbiamo il future che fa questa cosa. Poi la soia la fa da prima. Okay. Però il future registra questa cosa ogni anno. Ok? Quindi io posso comprare qua e vendere qua. Ogni anno compro e vendo. Ogni singolo anno. Perché? Questo è l'esempio madre che faccio sempre sulla soia. Poi c'è quello sul natural gas, c'è quello su, che ne so, il cotone, il mais, le carni, la benzina. Ok? Perché io posso... Mannaggia. Prevedere il prezzo. Perché io ho una stagionalità. La stagionalità non dipende da pattern, Fibonacci, cicli, tutte le cose che volete, le trend line, come si chiama, testa e spalla, tutte quelle robe lì. No. Dipende esclusivamente da domanda e offerta. Pensateci, ogni mercato è fatto così. Il mercato sotto casa che vende la verdura, il mercato finanziario, il mercato delle autovetture, il mercato delle pubbliche amministrazioni, il mercato di qualsiasi mercato funziona con domanda e offerta. Da questo rapporto, che è una bilancia, ok? Domanda può salire o può scendere, offerta può salire e può scendere o può scendere. Questo incrocio, questo matrix, cosa genera? Aumento o diminuzione del prezzo. Noi abbiamo visto che per la soia funziona così. Noi ogni anno abbiamo questa prevedibilità, ok? Sempre. Per il natural gas, la semplifico, questo è l'anno sempre, Cosa succede qua? Cosa succede da novembre a febbraio? Fa freddo, gli americani usano più natural gas, quindi la domanda aumenta,
te la faccio semplice, in realtà c'è sempre un equilibrio, eh? A parità di offerta la domanda aumenta. Aumenta la domanda, aumenta il prezzo. Il prezzo, non B, P. Ok? Sempre, perché non lo decidiamo noi, lo decidono le condizioni di natura o di mercato. Una volta che noi sappiamo domanda e offerta, noi sappiamo dove fare soldi. Sempre. Questo vuol dire che posso vendere casa e investire tutto sul prossimo, sulla prossima stagionalità della soia? No. Perché? Perché abbiamo visto prima che ci sono delle incertezze. Quest'anno con natural gas, ad esempio. Causa catena di approvvigionamento, causa freddo, causa varie cose, il prezzo del gas è aumentato molto più del solito. L'anno scorso, appunto, causa lockdown, import-export bloccati, eccetera, ci sono stati vari danni alle materie prime. Io se avessi investito tutto sarei fritto, ok? Non è una previsione certa, ma è quanto di più simile a una previsione certa. Perché non dipende da me, non dipende da te, non dipende da mio cugino, non dipende dagli hedge fund, non dipende dalla Fed di per sé. Dipende da madre natura e da domanda e offerta. Punto. Secondo me possiamo anche stoppare qua, perché io vorrei approfondire domanda e offerta su cosa. Qua abbiamo detto la soia e qua il natural gas, sono due esempi lampanti, ok? Lampanti. Per scaldarci d'inverno noi statunitensi usiamo o il crude oil o il natural gas, oppure le centrali nucleari. Punto. Si vedono le percentuali di utilizzo, si vede l'impennata che c'è a dicembre, da novembre a febbraio, causa aumento della domanda, punto. La correlazione è quella. C'è altro da fare, ok? Però dipende da dove. Soia, natural gas e poi? Sull'S&P 500 si può fare? Su euro si può fare? E poi come si può fare? Cosa vuol dire? Cosa compro? Stiamo parlando di future, ma quindi quale scadenza compro? Perché voi sapete che i future hanno diverse scadenze. Ad esempio, il natural gas ha 12 scadenze. Quindi compro febbraio, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Quale? Perché cambia. Ok? Quindi la parte operativa la vediamo da un'altra parte. Questa è la cosa fondamentale. Si prevede il prezzo grazie a una stagionalità data da domanda e offerta. Domanda e offerta che derivano da o la natura o il mercato, l'economia. Ok? Sempre. Direi che per la parte 1 va bene così.